La tecnologia è la spina dorsale della trasformazione digitale delle aziende oggi, sia pubbliche che private, un tema a cui siamo molto legati sia noi di InnoCube, testata giornalistica che si occupa di innovazione, sia il CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitaria in Economia del Territorio dell'Università di Bicocca e di altre 8 università italiane. Buongiorno a tutti, sono Emanuela Teruzzi, direttrice responsabile di InnoCube e oggi ho il piacere di dare forma insieme al professore Angelo Di Gregorio, direttore scientifico del CRIET, a una partnership editoriale tra le nostre due realtà per andare a raccontare come la tecnologia può essere messa a servizio delle aziende per gestire dati, produrre contenuti, automatizzare attività di comunicazione. In estrema sintesi, come la tecnologia può essere messa a servizio del marketing delle aziende. Parleremo di Martech e lo faremo con articoli sulle tecnologie attuali e future, parleremo di analytics, di intelligenza artificiale, di marketing automation, di CRM, tutte tecnologie a servizio del marketing aziendale e lo faremo in una rubrica dedicata che porterà il nome di Sbarco su Martech. Anche noi affronteremo il tema dello sbarco sul Martech con una serie di ricerche accademiche e contributi aziendali, concrete esperienze della tecnologia nel marketing nei processi aziendali. Scriveranno giornalisti e analisti esperti del mercato digitale, scriveranno reportage, approfondimenti sulle tecnologie che vengono applicate per trasformare i processi aziendali. Nella rubrica scriveranno non solo professori e ricercatori accademici, ma anche uomini d'impresa che porteranno le loro concrete esperienze, le attività che hanno dovuto svolgere per cambiare i processi aziendali al fine di utilizzare la tecnologia nel marketing. Coinvolgeremo la nostra community di lettori, ai quali daremo ogni mese white paper, approfondimenti, stralci di idee, tesi di laurea per decidere quale tecnologia utilizzare nel cambiamento dei loro processi di business. Crediamo che la conoscenza sia fondamentale per decidere. Noi invece coinvolgeremo professori, ricercatori e soprattutto studenti. Insieme al nostro tradizionale pubblico di imprese che ci seguono nelle nostre attività. Perché il mondo dell'università ha contenuti a valore che spesso non vengono divulgati al di fuori delle mura accademiche e InnoCube è alla ricerca di contenuti utili, originali, di sostanza per capire dove stiamo andando e quali tecnologie ci guideranno in futuro. I lavori universitari di professori e ricercatori scritti e messi in un cassetto non servono a niente. Da sempre noi ci siamo posti il problema di dare la maggiore diffusione possibile alle nostre attività di ricerca fatte insieme ad altre imprese e per questo motivo la partnership con InnoCube per dare la migliore e maggiore possibile diffusione alle nostre attività di ricercatori e professori universitari. Sì, faremo tavole rotonde, webinar sui temi dell'innovazione a servizio del marketing e avremo il piacere di ospitare come relatori professori del CRIET all'interno degli eventi organizzati da InnoCube. Anche noi faremo eventi congiunti, lo faremo con molto piacere con InnoCube, come ad esempio i CRIET Martech Days, che poi verranno raccontati nella testata. Nei CRIET Martech Days presentiamo ben 4 ricerche più tantissime esperienze concrete degli operatori e non mi resta che invitarvi a seguire la nostra rubrica per poter scoprire tutti i dettagli del Martech.